Catania contro Bologna, da una parte c'è chi sogna addirittura di trovarsi questa sera alla fine di questi 90 minuti alla pari dell'Inter, la squadra capace di vincere tutto nella scorsa stagione. Parliamo del Catania, dalla parte opposta, una squadra che vuole confermare il grande momento, 4 punti nelle ultime due partite. 5 in barriera, va Mascara col destro a giro, Viviano in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo, Ledesma di testa, una sponda per Gomez, gira con il destro, che occasione per il Catania, Gomez vicino al gol. Jimenez si propone con costanza ora da destra, palla dentro per Siligardi, posizione regolare, rientra sul sinistro, va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore concesso da Gava. Va Di Vaio, Anduca, la palla resta lì, ancora Di Vaio, passa il Bologna. Bologna 1, Catania 0. Ricchiuti, primo pallone giocabile per lui della sua personale partita. Va col destro, morbido dentro, Mascara il controllo, la mette giù col sinistro. Occasione colossale per il Catania. Si ricomincia da Perez, vuole far correre il pallone qui il Bologna, ma Portanova non lo controlla. Maxi Lopez prende la mira, è un passaggio per Viviano. Mascara prova ad andare dentro col destro per allargare poi per Antonucci, buona l'idea della volée di destro, cercare il chiudo, il cross dentro, Britos, l'autogol di Britos, tutto in parità al Massimino sul tiro cross di Marchese. Deviazione decisiva di Britos, 1-1. Fa bene Portanova ad andare a consolare Britos, che è arrivato scordinato sul pallone. Ha colpito come meglio non poteva, logicamente in maniera negativa, e il Catania si porta sul pareggio. Gran numero qui di Ricchiuti, va via molto bene Rubin, va dentro Ricchiuti, Ricchiuti si accentra, l'impallo favorisce Mascara, posizione regolare con il destro, la traversa, dire di no a Giuseppe Mascara. Garic torna Maggiorini in campo, ristabilita la parità numerica. Finita 1-1 tra Catania e Bologna. Potevamo portare a casa secondo me la vittoria, però il calcio è anche questo. Cosa non è andata secondo te che l'hai vista dalla panchina nel primo tempo, e cosa soprattutto ha fatto di meglio il Bologna nella prima di gara, mentre nel secondo tempo c'è stato un ritmo totalmente diverso? Il ritmo, eravamo un po' troppo lenti secondo me. Il Catania è abituato da giocare a ritmo alto, se lo fa a ritmo alto può mettere in difficoltà chiunque. Circa 15.000 tifosi giunti per assistere a Catania-Bologna. Giampaolo conferma il 4-1-4-1 che ha superato il Cesena, con Marchese che rimpiazza in difesa l'infortunato Capuano, Gomez, Viaggianti, Ledesma e Mascara a sostegno di Maxi Lopez. Malesani si affida al 4-3-3, a centrocampo torna Perez, Mutarelli vince il ballottaggio con Casarini in attacco, Siligardi e Jimenez affiancano Di Vaio, arbitra Gava di Conegliano, 60esima direzione in Serie A. Ed ecco Viaggianti al limite dell'area, palla per Mascara, la conclusione di poco alta sulla traversa ed è la prima occasione proprio per il Catania dopo 42 secondi. Mascara, il tiro, la conclusione para Viviano, grande scelta di tempo del portiere bolognese che va a togliere il pallone dall'angolino, cross altissimo, Ledesma rimette al centro di testa, Gomez si impadisce del pallone, il tiro al volo, palla che finisce fuori di un soffio. Sì. A Spolli, Siligardi in aria, il contatto con Silvestre, c'è il calcio di rigore fischiato da Gava e qui Siligardi va a cercare il contatto con Silvestre, va sul dischetto Marco Di Vaio, già 3 gol in campionato, la sua rincorsa, il tiro e la parata di Anducar, ritorna Di Vaio e segna il gol del vantaggio del Bologna. Sfortunato il portiere del Catania, la cui respinta è finita proprio sui piedi del capitano bolognese, dunque Bologna in vantaggio al 40esimo minuto con Marco Di Vaio. La parata di Anducar con il pugno sinistro, palla che rientra proprio sui piedi di Di Vaio. E adesso vedremo la reazione del Catania. Maxi Lopez al limite dell'area, prova a girarsi, c'è il contatto.
La caduta di Maxi Lopez è abbondantemente dentro l'area, mentre si chiede anche l'intervento del secondo guardalinee De Pinto. Per Gava è limite dell'area. Al fine del primo tempo Bologna in vantaggio a Catania per 1-0. Ed eccolo qui Ricchiuti che riceve il limite dell'area, si allarga a sinistra, entra in area, prova ad appoggiare il pallone morbido per Mascara, il controllo di petto, il tiro alla palla che lambisce il palo. Lo scambio, ancora la possibilità di Mascara per il tiro, lascia adesso a Gomez, si allarga sulla destra, ancora del centro per Maxi Lopez che mette dentro, ma c'è la rete annullata da Gava, posizione di fuorigioco dell'argentino che si prende anche un'ammonizione. Passaggio in orizzontale di Perez, interviene Mascara, appoggia per Maxi Lopez da solo contro Viviano, para a terra il portiere del Bologna, che occasione che si è mangiato Maxi Lopez. Catania dunque a trazione anteriore con un altro attaccante che adesso si fa vedere, Antenucci riceve e mette subito al centro per Ricchiuti, anticipato dalla difesa del Bologna, una deviazione di Britos nella propria porta, il pareggio del Catania al 21esimo minuto. Sul cross di Giovanni Marchese, Britos devia nella propria porta. Rubin attaccato da Ricchiuti che gli porta via il pallone. Adesso Ricchiuti ha di fronte a sé Britos, si allunga e va al centro. Ancora Ricchiuti fermato dal ritorno e dalla diagonale di Britos. E c'è poi la traversa di Mascara con Gava che aveva lasciato correre. È iniziato il 35esimo minuto, la punizione per il Bologna. Va la battuta di Vaglio, breve rincorsa, il tiro che supera la barriera, para in posizione centrale Andukar. 1-1 al Massimino fra Catania e Bologna. Insomma, grande Catania al Massimino e qualche recriminazione anche per gli etnei abbastanza pesante. Jacopo, vediamo se c'è Dario Di Gennaro collegato. Dario, sicuramente le squadre costruite da Giampaolo fanno sempre bella figura, perché credo che sia uno degli allenatori più bravi in circolazione. Quello che si è visto al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, è stato tutto rimesso a posto poi, Dario? Tutto rimesso a posto, ovviamente il nervosismo dovuto a quel calcio di rigore concesso al Bologna, ci siamo tanto lamentati degli errori arbitrali, ecco oggi forse i giocatori hanno mancato loro, perché si potrebbe dare una mano in più agli arbitri, in questo caso Siligardi ha cercato il contatto che in maniera evidente si è lasciato cadere in area. Ovviamente la gara ha vissuto da quel momento in poi tutto sul nervosismo dei giocatori del Catania, che hanno cercato in qualche modo di buttarla dentro, ma oggi probabilmente, a dispetto di quello che dice la rivista locale Let's Goal, il Catania non l'avrebbe mai buttata dentro neanche con le mani. Ci ha pensato Britos a pareggiare i conti. Bene. Sì, non ha avuto neanche tanta fortuna e ha trovato di fronte uno dei migliori portieri italiani, candidato anche alla nazionale, questo Viviano straordinario, che a un certo punto è uscito fuori area e diversi metri fuori del limite è andato a togliere la palla all'attaccante di testa. In questo momento è lui, portiere secondo Prandelli, io credo.